Ciao tribù, voglio oggi condividere con voi le mie croci. Questo perché non penso sia solo dando il buon esempio che si aiutino le persone, ma soprattutto mostrando i propri errori, in modo che anche gli altri imparino a non ripeterli. Siamo quindi qui a parlare dei miei 5 più grandi errori. Numero 1. Musashi. È l'ora della storiella. Io avevo una pogona chiamata Musashi ed è stato il mio secondo rettile di sempre. E per chi c'è sul mio canale dall'inizio, no, non è la pogona bianca. Era una pogona red che sul canale non avete mai visto perché il canale non esisteva ancora. È stato con me circa 3 anni nei quali non sapevo quasi nulla della sua cura. Essendo il mio unico rettile insieme a Jacob, non mi ero degnato di informarmi come si deve. Ho solo fatto qualche domanda a chi me l'aveva venduta. E buona lì, ho fatto come mi ha detto il negoziante e si va avanti a sperare. Questo è stato il mio grandissimo errore, che vorrei che voi non ripeteste. Non mi sono informato su 2 animali che avevo in casa. Pensateci. A posteriori è una cosa gravissima che dici, ma come cavolo, ma dai! Però è una cosa purtroppo che ci si arriva solo dopo, quando Musashi è morto. È morto perché non sapevo cosa stessi facendo, lo tenevo sulla sabbia, gli davo solo dubbie da mangiare, gli lasciavo l'acqua sotto la fonte di calore. Insomma, se è resistito così tanto è un miracolo. La sua morte infatti mi ha fatto capire che è stata colpa della mia negligenza, non del fatto che lui fosse vecchio. Mi sono sentito talmente male di questa cosa che ho cominciato a informarmi come un matto su tutti i rettili, cercando su libri, su internet, chiedendo a persone. Ma vidi subito che c'era un enorme buco di informazioni, soprattutto in Italia, su queste cose. Ognuno aveva la sua opinione completamente diversa dall'altra. Moltissime cose che si dicevano in giro erano sbagliate, perché erano quelle che avevo fatto io col mio animale. Le avevo fatte perché ti consigliavano di mettere la sabbia. Insomma, non si capiva un bel nulla. Così, un annetto dopo all'incirca, ho deciso di aprire questo canale, proprio per sopperire a questa mancanza di informazioni. Quindi forse c'è anche stato un motivo per cui ho fatto questo errore, di cui comunque continuo a pentirmi. Ma diciamo che un lato positivo c'è, e cioè questo canale esiste solo per questo motivo, perché Musashi è morto e io ho cominciato a informarmi come un pazzo per non ripetere l'errore. Ma voi non ripetete questo errore madornale. La nostra ignoranza non fa altro che far soffrire gli animali. Prima di continuare con gli altri errori, voglio parlarvi del mio sponsor, Surfshark VPN. Non avere una VPN è uno dei più grandi errori che fa chi non si interessa tanto di computer. Questa permette di navigare sicuramente sul web e non farti rubare i dati. Con una VPN, infatti, Virtual Private Network, gli hacker non possono decifrare i vostri dati, che come sapete a me è una cosa che è successa. Mi è stato rubato questo canale YouTube. Ed è per questo che vi sto consigliando di prendere una VPN anche voi. Ma questo non è l'unico beneficio di avere una VPN come Surfshark. Vi è mai successo che vogliate vedere uno show su Netflix ma non lo troviate nell'elenco, pur essendo sicuri che c'è? Questo è perché in diversi paesi ci sono diversi diritti di copyright e quindi certi show in certi paesi vengono bloccati. Con Surfshark VPN potete figurare di essere in Giappone e vedere tutti gli show giapponesi. Lo stesso vale per la America o per dove volete. E questo funziona anche con tutti i siti geobloccati in Italia. Grazie a questa collaborazione voi avete l'opportunità di avere Surfshark VPN gratuitamente per 3 mesi. Incluso nei 3 mesi c'è anche Surfshark One, un servizio di sicurezza aggiuntivo che ti aiuta a monitorare i tuoi dati personali e permette anche di mantenere il tuo dispositivo privo di virus. Usa il codice rettili accedendo dal link in descrizione e inizia subito a usufruire del tuo regalo. Ma continuiamo ora con il secondo errore. Questo si lega al primo. L'animale che avevo nello stesso periodo di Musashi era proprio Jacob. Lui è sopravvissuto a questo periodo di ignoranza ed è ancora qui con me. Meno male, vero? Questo però gli ha creato dei problemi permanenti, come ad esempio la perdita di molte dita, vedi che le ha cortine. Quindi se non facciamo bene le cose non è detto che l'animale muoia, ma sicuramente ne soffrirà. Vi sto ripetendo questo perché informarsi è la cosa più importante con un animale, ma anche dedicarcisi una volta che lo si ha non è una cosa da poco. Jimmy infatti è un animale che non ho cresciuto io, ha 7 anni e io ce l'ho da qualche mese. Guardate come è mal ridotto. L'ho preso proprio per questo, non volevo che continuasse a essere ignorato dal suo detentore precedente. Quindi informarsi non basta, bisogna anche essere il tipo di persona che abbia voglia di tenere un animale del genere. Se sei il tipo di persona che si dimentica di dare da mangiare al cane, evita a tutti i costi di prendere un rettile. Non perché muoia di fame, anzi, probabilmente resistono meglio alla fame, ma soffriranno un casino. Una cosa che mi succede tutti i giorni è gente che tenta di infilare in un terrario che ha a casa un rettile. Perché ha quel terrario lì? Non dovresti mettere un animale in un terrario solo perché vuoi riempire il terrario. Piuttosto prendi un terrario adeguato all'animale che stai acquistando. È proprio per questo che ho così tanti terrari vuoti. Jimmy, avrei potuto benissimo metterlo in questo terrario gigantesco che ho, eppure è vuoto. E gli ho creato un terrario completamente da zero, perché lui ha bisogno di verticalità. Questo è un altro che ho vuoto.
Terzo errore, Anubi. C'è stata una volta che ho speso 25 euro per prendere questo bellissimo animale, dicendo, cavolo, 25 euro, lo prendo e gli darò le cure migliori del mondo, no? No, perché in un mese è morto. Era un animale che non stava bene ed era venduto da un allevatore disonesto, che quando dicono che sono di farm può voler dire qualsiasi cosa, ecco, non sai bene la provenienza. Non è detto che tutti gli animali di farm siano non sani, ma attenzione a spendere 20 euro per un animale. Un motivo c'è sempre. Quindi insomma la lezione da estrapolare è: prendiamo gli animali dalle persone più brave che conosciamo, non cerchiamo di risparmiare il più possibile sull'animale così abbiamo più soldi in tasca. Prendiamoli da un allevatore rinomato che ci tenga ai suoi animali. Quarto errore, Umbreon. Sì, questo è il mio grandissimo errore. Io mi sono dimenticato il terrario aperto di un geco grosso così e non ho mai avuto problemi lasciando terrari aperti, perché o il rettile non scappa oppure lo ritrovi subito. Ma un geco delle caverne che esce di notte e è grande così, in una casa a tre piani come la mia, sto facendo molta fatica a ritrovarlo e non sono sicuro che lo ritroverò. Quindi se abbiamo gechi che si arrampicano sulle pareti come un tokai, facciamo molta attenzione a tenere ben chiuso il terrario, che non ci siano buchi che non possano scappare. A me è successo che il tokai sia scappato, per fortuna era bello grosso, quindi l'ho ritrovato, però è stato veramente dura, ci ho messo 2 settimane, perché il tokai si mette dietro un mobile e non esce più, esce solo alla notte qualche ora per cercare qualcosa da mangiare, e l'ho trovato di notte infatti, e però si è staccato un pezzo di coda. Quindi attenzione, far scappare gli animali non è un problema solo quando l'animale è abbastanza grosso da essere ritrovato. Qui non mi preoccuperei se un leopardino esce dal terrario perché lo ritrovi, può camminare per terra, puoi immaginare dove vada, ma se mi scappasse un geco volante o una tarantola, lì può andare in qualsiasi punto della casa, può andare in verticale, in orizzontale, dietro i mobili, a 360 gradi. Un consiglio, se un serpente scappa al terrario, solitamente rimane nelle sue vicinanze. O meglio, questo è stato il mio vissuto, cioè tutte le volte che mi è scappato un serpente l'ho sempre ritrovato entro un metro dal terrario, magari anche una settimana dopo. Quinto errore madornale. Penso sappiate dove sto andando a parare. Parlo del mio geco Maligos. Ci sono state altre morti qua nel rifugio dei rettili, ma quella di Maligos, cioè il mio geco tokai prima di cavalletta o grillo, come vogliamo chiamarlo, era proprio una morte che poteva essere evitata. È morto solo perché io sono andato via di casa per 2 giorni e non avevo messo un termostato. Quindi cosa faccio? Non vivo e dico no, non esco più di casa se no mi muoiono gli animali? No! La lezione è: prendiamo le apparecchiature necessarie per la cura dei rettili. E ho pensato, non gli servirà un termostato, tanto ne ho già 87.000, non spendo altri 60 euro solo per lui. Avrei dovuto prenderne anche uno scaccione, ma avrei dovuto prenderlo. E una nota sempre su questo errore ci insegna che gli rettili, se c'è troppo caldo, muoiono. Se rimangono senza riscaldamento, loro sono a sangue freddo, quindi possono conservare le proprie energie e non sprecare calorie per mantenere il calore corporeo. Quindi al freddo resistono molto bene, rimangono letargici, non è bello per loro, però diciamo che tra le due cose quella che ammazza è il surriscaldamento, non è saltata la corrente, sono rimasto 5 ore senza riscaldamento, quello proprio non gliene frega, non è nessun impatto. Possono rimanere fino a 48 ore senza nessuna fonte di riscaldamento, senza avere grossi problemi, ma rimanere anche solo 24 ore con le temperature troppo alte, ad esempio nel mio caso il geco tokai c'erano 34-35 gradi nel tutto il terrario, senza la possibilità di raffreddarsi, perché appunto pensavo di aver spento il riscaldamento, invece era acceso, un termostato l'avrebbe spento raggiunti i 31 gradi. Quindi ragazzi, vedete di non fare i miei stessi errori, probabilmente ne avrete fatti altri, ditemi qua sotto nei commenti, così condividiamo le nostre esperienze e miglioriamo per i nostri animali. Ricordatevi di cliccare qua sotto il link SurfShark VPN se volete usufruire dei vostri 3 mesi gratuiti con il codice RETTILI, e noi ci vediamo il prossimo sabato con un nuovo video. Ciao tribù, alla prossima!